Perfetto, buon pomeriggio a tutti. Siamo all'interno della nona conferenza dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente. È l'atto conclusivo. L'atto conclusivo, questo è il nostro artwork che rappresenta il nostro evento, l'ha rappresentato in questi 3 giorni. Io sono il presidente, appunto Sergio Regali, presidente dell'associazione prima di tutto vi racconto un attimo che cos'è l'associazione, poi siamo qua per ascoltare questa importantissima lista di panelist, quindi lascio loro ovviamente il ruolo. Questo artwork rappresenta un po' noi perché, appunto, vedete, c'è un simbolo che è questo grafico che mostra fondamentalmente alcuni elementi legati alla natura. Rapidissimamente, non vi voglio rubare troppo tempo, l'associazione nasce nel 2012 e annovera circa 170 associati, accademici, studenti, policy makers a livello nazionale e anche internazionale, perché sta diventando sempre più internazionale. Fra i sostenitori, dopo appunto specificatamente la tavola di oggi, ma ci sono anche il Ministero dell'Ambiente da sempre, dai soci fondatori, università, ci sono istituzioni e anche delle imprese. Gli obiettivi sono quelli legati allo sviluppo e all'applicazione dell'economia dell'ambiente, a promuovere e migliorare la comunicazione fra tutte le persone, cooperare fra studi universitari e ricerca, mettere a servizio istituzioni e risultati della ricerca, collaborare con imprese, sindacati, ONG e altri. Questi sono i numeri, appunto, delle nostre conferenze. Anche quest'anno è andata molto bene, abbiamo avuto 123 paper, un numero di membri appunto attorno a 170, un numero che si sta stabilizzando, diventando appunto sempre più internazionale. Questi sono la rappresentazione a livello nazionale per regione, concentrata in 2 aree, quelle più popolose ovviamente, però c'è un lavoro anno dopo anno, e devo dire che la parola chiave quest'anno era il concetto di comunità, nel senso che la comunità, l'associazione nostra è una comunità che si sta ampliando anno dopo anno e sta diventando sempre più estesa. Questi sono i membri istituzionali, fra cui il CMCC e il FEM, sono fra i soci fondatori e fra anche i soci principali che istituzionali. E vedete le università che adesso ne fanno parte, ma si stanno allargando sempre più: l'Università di Brescia, Ferrara, Roma, Tor Vergata, Padova, Verona, Bocconi, European University Institute e l'Università di Siena. Temi principali, rapidissimamente, legati a questi sono le parallel session, le sessioni parallele che abbiamo avuto in questi giorni: environmental policy, uncertainty, solo le parole chiave, climate change, financial stability, innovation, circular economy, waste management, quindi anche la gestione, ecological transition, che è una parola di cui si parla tanto. Nel nostro statuto si parla molto di sviluppare, comunicare e cooperare fra università, istituzioni e imprese. Non è un caso, quindi, che oggi abbiamo questo tavolo, che questi sono i partner che hanno permesso a noi di organizzare questo evento. In particolare si parte dalle due host institution, le istituzioni principali, che sono la Fondazione Enrico Mattei, l'Università degli Studi di Brescia, in cui siamo virtualmente. In questo momento io sono nella sala della BAT del Dipartimento di Economia e Brescia, anche perché è giusto raccontare le bellezze del nostro territorio, d'Italia in generale. Eravamo in FEM l'altro giorno, oggi siamo qua. Queste sono le istituzioni che ci appoggiano: l'Associazione Europea, ASVIS, SDSM, Italia, Europa e Grecia, perché appunto il Presidente ci ha in qualche modo fatto l'endorsement, e l'Istituto ISEO, Istituti Economici per l'Occupazione. Ringrazio tutti per il loro appoggio e stiamo collaborando sempre più, stiamo incrementando le nostre collaborazioni. Ultimo, ma non ultimo, sono appunto le imprese che ci hanno aiutato a organizzare questi eventi. In particolare A2A, Feralpi Group e Acque Bresciane, che sono oggi rappresentate da voi fondamentalmente, la partita che andrò a presentare brevemente, ci hanno anche permesso di organizzare l'evento l'anno scorso che era a Brescia. Quindi grazie, le ringrazio. Siderweb, che è il nostro nuovo supporter, e poi il gruppo Brescia Mobilità, lo studio Moretto, che sta gestendo tutta la parte di traduzione, e li ringrazio. Ecco, adesso arriviamo alla plenary di oggi, cioè la side event, lo vedete rappresentato da questo, che veramente sono molto orgoglioso e vi ringrazio tutti per questa partecipazione. Il titolo è Transizione energetica e Next Generation EU, sfide e opportunità. Presento uno a uno e poi vi lascio lo spazio perché siamo tutti qua a ascoltare voi. Enrico Giovannini, che è appunto ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile, professore di statistica dell'Università Tor Vergata, fondatore dell'Alleanza Italiana dello Sviluppo Sostenibile ASVIS, già da 2 giorni anche membro onorario di IAERE,
il nostro membro onorario, noi siamo molto orgogliosi che il ministro Giovannini sia un membro della nostra associazione. Professor Robert Opendyke, professore Bank of Tokyo e Mitsubishi in economia e finanza, professore di economia applicata all'MIT, top ranking dell'economia dell'ambiente, energia e risorse naturali. È uno dei professori più importanti al mondo su questi temi, ma in generale, e quindi sono molto orgoglioso che sia qua. Professor Rick van der Ploeg, professore di economia di Oxford, direttore di ricerca Oxford Center for Analysis of Resource Rich Economies, e poi è stato portavoce finanziario del Parlamento olandese e ministro per istruzione, scienze e cultura dei Paesi Bassi. Renato Matonzini, amministratore delegato e direttore generale di A2A, Life Company, che si occupa di ambiente, acqua ed energia. Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group, fra i principali produttori siderurgici in Europa, al servizio di edilizia civile, residenza industriale, con particolare attenzione alle grandi opere. Presidente di Confindustria Brescia, organizzazione rappresentativa degli imprenditori e delle imprese del territorio bresciano, una fra le più antiche associazioni industriali d'Italia. Gianluca Del Barba, presidente di Acque Bresciane, società a totale capitale pubblico, responsabile del servizio idrico integrato in 24 municipalità nella provincia di Brescia, presidente anche di Fondo Pegaso, fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità. E poi c'è, adesso lascio lo spazio a lei, lascio a Sisi Bellomo, che è la nostra moderatrice, giornalista del Sole 24 Ore, lavora dal 2005 nella redazione Finanze e Mercati, in cui è responsabile della sezione in materia di. Adesso lascio il campo a Sisi, che gestirà, Sisi Bellomo, che gestirà il nostro salone. Grazie. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ringrazio innanzitutto il ministro Enrico Giovannini per essere con noi in una fase così importante dei lavori anche in Italia per focalizzare e per convogliare tutte le risorse che saranno da destinare anche alla transizione energetica. Parlo dei fondi del recovery messi a disposizione dall'Unione Europea e anche dai singoli stati, per cui che in questo momento di grande da fare sia qui con noi è veramente una presenza che apprezziamo. Ringrazio in modo particolare ovviamente tutti i nostri panelist, abbiamo due accademici veramente di rilievo, come accennava il professor Vergalli, e abbiamo gli amministratori delegati di importanti imprese italiane, pezzi di industria che stanno già impegnandosi in una strada verso la sostenibilità e verso la decarbonizzazione, e spero che avremo un dibattito proficuo. So che il ministro Giovannini forse non riuscirà a stare con noi per tutto il tempo, se lo farà ne saremo ben felici, ma comunque gli darei immediatamente la parola, così ci ragguaglia un po' sullo stato dell'arte. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie di questo invito e ringrazio ancora il professor Bergalli dell'onore che l'associazione mi ha fatto appunto nominandomi socio onorario. In un famoso film di qualche anno fa, Oltre il giardino, con Peter Sellers, l'ultima frase del film o quasi dice: la vita è uno stato mentale. Ecco, la politica non è uno stato mentale, soprattutto in questo momento in cui, essendo io un non parlamentare, sono stato chiamato a occuparmi di uno dei ministeri più complessi esistono in Italia, al quale tra l'altro ho voluto cambiare anche nome, ma a occuparmi di un ministero che gestirà circa un quarto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per tentare di imprimere un cambiamento profondo, duraturo, durable, direbbero i francesi, al modo con cui le nostre infrastrutture sono realizzate, servono il paese, nel modo in cui i sistemi a rete, non solo quelli di trasporto, ma anche quelli idrici, le opere di edilizia pubblica, insomma, l'insieme delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità servono al paese di oggi e di domani. Ci vuole un po' di Peter Sellers in quel famoso libro per cercare di coniugare la concretezza con il futuro. In quel film Peter Sellers, che era una persona
abbastanza isolata dal mondo, viene presa per un grande filosofo, addirittura pensano forse di farlo presidente degli Stati Uniti. Perché? Perché diceva delle frasi che lette in quel contesto venivano lette come appunto una grande visione. A me spetta invece dare concretezza alla visione che l'Unione Europea si è data con il Next Generation EU. Ed è una visione di profonda trasformazione in senso ecologico, in senso di giustizia, non solo all'interno dell'attuale generazione, ma anche tra generazioni. Il paper che la Presidente della Commissione europea e il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avevano scritto nell'aprile scorso, che prefigurava in qualche modo la risposta dell'Unione europea alla crisi drammatica in cui eravamo e siamo tuttora, diceva per una Europa più sostenibile, più resiliente, più giusta. Tre parole che appunto potrebbero essere considerate filosofia, ma che invece diventano grande concretezza nel momento in cui in questi mesi, in queste settimane, questo governo è chiamato in queste ore a concretizzare quelle parole in un piano senza precedenti, che somma tra l'altro ai quasi 192 milioni minimo per, miliardi, scusate, minimo per l'Italia nei prossimi 5-6 anni, altri 30 miliardi di un fondo complementare voluto da questo governo, a cui si sommano in realtà i fondi normali dell'Unione Europea 2021-2027, a cui si sommano i fondi per gli investimenti ordinari. Insomma, un'occasione per trasformare in profondità il nostro paese. Perché vi parlo di questo? Perché siamo stati chiamati oggi a discutere questi temi? Perché se noi faremo le infrastrutture, i sistemi di trasporto, senza cogliere il cambiamento profondo che ci è chiesto, noi perderemo un'occasione veramente gravissima rispetto, in modo estremamente colpevole rispetto a quello che invece le nuove generazioni ci chiedono. Vi faccio quattro esempi. La Commissione europea non prevede in questi fondi, nei progetti finanziati da questi fondi, investimenti sulle strade, nel senso di costruzione di nuove strade, mentre invece ci consente di fare una manutenzione straordinaria dotando le nostre strade e autostrade di sensori per la sicurezza, un salto di digitalizzazione delle nostre infrastrutture stradali. Ma noi poi abbiamo battagliato con la Commissione per dire va benissimo questo principio, ma c'è un'eccezione, ed è veramente una sola eccezione, che è quella per le aree interne, dove non puoi portare l'alta velocità, dove non puoi portare altri strumenti. E la Commissione ha accettato questa logica, ma è una logica che serve non a costruire altre strade tanto per costruirle, ma per connettere le aree interne più svantaggiate con quelle che sono già o saranno investite dalla alta velocità, da altri canali di comunicazione molto più green. Secondo esempio, i porti. I porti sono non solo un'infrastruttura economica fondamentale, ma sono anche un luogo di trasformazione delle città, potenzialmente in senso positivo. Oggi, se noi pensiamo a un porto, pensiamo a un luogo inquinato, pensiamo a un luogo rumoroso, a un luogo della vecchia economia. Per questo ci sono fondi molto consistenti per la trasformazione delle nostre banchine, per far attaccare le navi a impianti elettrici, per spegnere i motori. Ma poi
c'è uno sforzo per rendere anche i porti dei luoghi green. E io sto lavorando con presidenti delle autorità portuali in questa direzione. Ecco, nel momento in cui si fa un investimento per potenziare i porti, non vogliamo più i porti di prima, anche perché anche gli armatori stanno pensando a un cambiamento delle loro flotte. Abbiamo la possibilità di usare energia totalmente rinnovabile per far muovere le navi? Oggi no. Dunque, la transizione, e questo mi porta al terzo tema, è una transizione verso, in una prima fase, il gas, il biogas. E qui c'è una grande discussione internazionale e nazionale. È il gas, un combustibile fossile, un'energia, rinnovabile? No, lo sappiamo benissimo come va classificata. Ma la dobbiamo usare per la transizione? Abbiamo alternative? Beh, dove abbiamo alternative le dobbiamo usare. E questo mi porta al tema della mobilità nelle città, ma anche per i trasporti extraurbani, per le ferrovie, in cui si sperimenteranno treni a idrogeno piuttosto che elettrificare aree che non sono elettrificate. Tutto è in grande movimento, ma abbiamo bisogno di capire dove vogliamo arrivare. Questo è il quarto punto su cui mi soffermo. L'Italia si è dotata, coerentemente con l'Unione Europea, di un piano nazionale di integrato energia-clima. Purtroppo i governi precedenti hanno fatto dei piani non adeguati alle ambizioni europee, soprattutto alle nuove ambizioni europee che in queste ore si stanno discutendo nel Parlamento, nel Consiglio europeo. Tra l'altro è in corso, mentre noi dibattiamo di queste cose, questo summit richiesto dalla nuova amministrazione Biden, in cui gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione, seguendo l'Europa e alcuni altri paesi, di una decarbonizzazione al 2050. Obiettivo molto alto, molto forte, molto sfidante, ma assolutamente indispensabile. Dunque abbiamo bisogno, dicevo, di progettare la transizione. Questo governo rimetterà mano al Piano Nazionale Integrato Energia Clima, ma noi faremo la nostra parte provando a scrivere un piano nazionale di logistica e trasporti, l'ultimo disponibile è del 2001. 20 anni. Come fa un paese moderno a trasformarsi con un investimento di questo tipo senza avere un piano generale della logistica e dei trasporti per i prossimi 10 anni per arrivare all'obiettivo dell'abbattimento del 50% e poi verso la decarbonizzazione? È una sfida notevole che noi vogliamo appunto cogliere sull'onda delle discussioni e delle scelte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. So benissimo che noi accademici avremmo detto: ma prima fate il piano e poi il piano nel senso a medio e lungo termine e poi decidete gli investimenti. Ecco, la differenza tra l'accademia e la politica è il fatto che bisogna in realtà avere questo atteggiamento forse strabico, fronteggiare il presente, dare risposte anche alla crisi economica in un'ottica però di trasformazione ecologica e programmare il futuro anche grazie allo sforzo di programmazione. L'ultimo commento, poi come è stato detto purtroppo vi dovrò lasciare, ma guarderò il resto, la registrazione di questo dibattito. Tra l'altro saluto Rick van der Pleuger che incontrai tanti anni fa quando ero all'Ocse come Chief Statistician per degli incontri più tecnici. Dicevo, l'ultima considerazione. Per chi segue il dibattito politico ha visto che una delle azioni
di questo governo è stato di sbloccare opere, come si dice, per 63 miliardi, 83 miliardi, che erano bloccate da anni. Sono stati nominati 29 commissari che sovrintenderanno a 57 opere pubbliche attese da anni e anni. Me ne sono occupato naturalmente negli ultimi due mesi e potrei dire, bene, ho sbloccato le opere, mi do il 5 da solo, i commissari lavorano. Oggi li abbiamo incontrati e gli ho detto che saranno le nostre avanguardie per cambiare il modo in cui si fanno le infrastrutture, pensando all'economia circolare, pensando alla decarbonizzazione, pensando alla nuova economia che vogliamo realizzare. E dunque faremo dei ranking di sostenibilità, li aiuteremo nell'usare il Green Public Procurement per selezionare imprese, e sono tante già in Italia che sono già in quest'ottica di sviluppo, di transizione. Ecco, questo per dire semplicemente che non si può perdere neanche un'occasione per spingere il nostro paese verso questa transizione, e il cambio di nome del Ministero, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al plurale, tutte e due. L'avvio della Commissione sull'analisi dell'impatto che il cambiamento climatico avrà sulle nostre infrastrutture, l'avvio della Commissione in questa settimana sul finanziamento di infrastrutture sostenibili anche per mobilitare la finanza privata, ecco, sono tutti tasselli di un approccio sistemico che stiamo provando a realizzare per dare un'attuazione a questo grande programma dell'Unione Europea di cui abbiamo assoluto bisogno. Grazie. Grazie Ministro, non so se mi è consentito non so se mi è consentito farle una piccola e breve domanda, se vuole mi dica no comment. C'è un altro pezzo di questo quadro, di questo approccio sistemico che tutto il tessuto imprenditoriale aspetta con impazienza, che è anche la semplificazione delle procedure, degli iter autorizzativi, il decreto semplificazione. A che punto siamo? Ci può rassicurare sul fatto che è al centro delle attenzioni del governo, così come gli altri pezzi di riforma di cui ci ha parlato? Assolutamente sì, perché appunto, altri, come ho già detto pubblicamente, in 5-6 anni non riusciremo a fare, ad attuare il Next Generation EU, non riusciremo a realizzare quegli 83 miliardi di infrastrutture bloccate. E dunque da un mese, più di un mese, una commissione ha lavorato insieme al Consiglio di Stato, Corte dei Conti e a ANAC, Autorità Anticorruzione, Ministeri della Pubblica Amministrazione e il nostro Ministero, per mettere giù tutta una serie di proposte per accelerare. Io preferisco dire accelerare, non semplificare, perché certo le procedure vanno semplificate, ma l'accelerazione non è in un punto. L'accelerazione è qualcosa che può proseguire nel tempo e deve proseguire nel tempo, ma anche perché in alcuni casi dobbiamo reingegnerizzare il sistema, anticipando, mettendo in fase azioni che adesso sono in sequenza. Quindi è molto più che toccare questa o quella norma per la semplificazione. Sappiamo benissimo che è una sfida straordinaria, non a caso è una delle riforme che accompagna il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo già un testo pronto su cui ci stiamo confrontando anche con le parti sociali, e da questo punto di vista sono lieto di aver firmato ieri, tra l'altro in occasione della giornata della terra, la delibera che istituisce la consulta per il dialogo con gli stakeholder sulle politiche per le infrastrutture e i trasporti e la mobilità, con le associazioni imprenditoriali, con i sindacati, con le associazioni ambientaliste, con le associazioni di rete della società civile, perché la vera sfida non è scrivere il piano, è attuarlo. E per attuarlo serve il settore privato, i sindacati, la società civile. Pensiamo solo al tema del dibattito.
pubblico. Ecco, quindi anche questo, e la ringrazio per questa domanda, questi sono pezzi importanti di una strategia appunto sistemica, complessa, ma indispensabile. Grazie, io la ringrazio per aver risposto a questa mia domanda. So che sono temi politici scottanti che sono oggetto di esame di tutte le parti, parti sociali e parti politiche in questi giorni, quindi non era scontato che ci rispondesse in maniera così ricca ed articolata. Non la trattengo con altre domande, quando si senta libero di sganciarsi quando vuole, so che è molto impegnato in questi giorni, e passerei al dibattito con gli altri nostri con gli altri nostri ospiti, che vi confesso non sarà un dibattito facilissimo da moderare, in quanto abbiamo accademici e imprenditori. Cercherò di fare del mio meglio per stabilire una sorta di ponte che è importante, che è auspicabile che ci sia tra la politica, tra gli attori economici e tra quanti rappresentano quella che non è teoria, perché poi diventa una teoria applicata, diventa la base per adottare scelte politiche. Ieri ce l'ha ricordato anche con forza John Biden, inaugurando questa 2 giorni di vertice mondiale, che bisogna farsi orientare dalla scienza, verrebbe da dire era ora, dopo che gli Stati Uniti per tanti anni hanno fatto un po' mancare questa presenza e questo ruolo di leadership nel mondo. Noi stiamo parlando adesso in un momento veramente fluido di cambiamenti, di scelte decisive, che saranno decisive per il futuro della Terra. Avremo la conferenza sul clima, COP26 a novembre, ma prima di arrivare lì si stanno già muovendo molte pedine. L'abbiamo visto proprio in questi giorni: l'Unione Europea, la Commissione Europea ha approvato quella che sarà la legge sulla neutralità climatica, che renderà vincolanti e cogenti gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. Gli Stati Uniti hanno preso verbalmente un impegno eccezionale, finalmente allineato con quello dell'Unione Europea, e si sono seduti tutti i grandi della Terra a discutere insieme, superando rivalità, conflitti, tensioni diplomatiche. C'era anche la Cina, c'era la Russia accanto agli Stati Uniti, ci sono, perché questo dialogo continua oggi. Però ci sono delle scelte a monte, anche scientifiche, anche accademiche, che forse potrebbero aiutare a non compiere passi sbagliati. È per questo che comincerei il nostro dibattito dalla parte accademica, dai nostri ospiti professori, e comincerei, se me lo permettete, con rivolgere una domanda al professor Pindic, che ha una posizione un po' controcorrente forse sulla uno dei temi centrali del dibattito, che è la necessità o meno di dare un prezzo alle emissioni di gas serra, di dare un prezzo alla CO2. E su questo convergono in molti. Il professore ha però posto un tema scomodo. È difficile dare un prezzo all'anidride carbonica, mi scuso se semplifico un po' troppo il suo pensiero, è difficile perché abbiamo dei margini di incertezza enormi su moltissimi fronti. Ecco, ci spiega, la conseguenza è che il carbon pricing non è forse lo strumento corretto, ci sono strumenti alternativi che lei suggerisce, o comunque dobbiamo sforzarci di definire un prezzo del carbonio? Let me address what you've said. I'm going to say a small thing, which is about a carbon tax, and then I want to give a bigger picture. A carbon tax has a lot of advantages. You know, I'm an economist, and for economists, the most efficient way to reduce carbon dioxide emissions is through a tax. If you do something, we ask you to pay for it. If you want to eat some ice cream, nobody gives you the ice cream for free, you pay for it. And if you want to pollute, we figure out what the cost of that pollution is, and then you pay for it. I'm going to come back in a moment to how we would create such a tax and what it should be. But first, I want to move back and sort of give you a more global bird's eye picture. I've just been finishing a book on climate change, and the basic message is the following. It's quite simple. You know, the IPCC and others have said that we must prevent the global mean temperature from increasing by more than 1.5 or 2 degrees Celsius, all right?
and otherwise we'll have a disaster, catastrophe. Not clear to me that that's the case, that we'll have a disaster, but whatever. I want to address the question of, is it feasible, is it likely that the world will prevent the global mean temperature from increasing by, let's use 2 degrees Celsius, right? Is that realistic? Is that conceivable? The Biden administration has just announced very ambitious plans to reduce CO2 emissions in half by 2030. Very unclear that's feasible, but it's wonderful, very nice that's the target, the ambition. The European Union and the UK have plans to reduce emissions very, very sharply. In fact, the UK has passed a law that emissions must be, that it must be net zero. The UK must be at net zero emissions. I think it's by 2050, I forgot the year. I don't know what happens if they don't meet that. Do people go to jail, or what happens if they don't meet net zero? But whatever. The problem is that when you look at these targets, very, very hard to see how they will be met in the US, Canada, Europe, the UK, and Japan. Even if they are, that's only a small part of CO2 emissions. China accounts for nearly 30% of CO2 emissions. You have countries like Indonesia, Malaysia, India, Russia, Brazil, I could go on. They don't have those kinds of targets. There's no way that they're going to reduce emissions by that much. And the problem is that what matters is global CO2 emissions, not the emissions of Europe or the US. They're important, but it's global emissions that have to be reduced. And it's just inconceivable that global CO2 emissions are going to be cut in half or reduced to net zero by 2050 or even 2060. And then secondly, even if you took a scenario, really optimistic, unrealistic, but optimistic, and said, look, let's suppose that somehow the world is going to reduce emissions sharply. Even if we assume that, even though they have been increasing steadily with a slight drop because of COVID, but now a recovery, assume that they're going to start declining and go straight down to zero over the next 60 years. And you calculate under consensus values for climate sensitivity, the response of temperature to an increasing CO2 concentration, there's no way that you will have a temperature increase below 2 degrees. Remember, we've already increased the temperature by 1 degree, roughly, Celsius. It is under middle of the road estimates for climate sensitivity. We're looking at easily 3 degrees of warming. And that's under an optimistic and probably unrealistic scenario. So what does this mean? From my point of view, it means two things. First, yes, we have to do whatever we can to reduce emissions, decarbonize, all right? The easiest way to do that is a carbon tax. And I'll come back to that in just a moment. But secondly, we have to understand and acknowledge that there is a very good possibility that we will not achieve a goal of maintaining a temperature increase below 2 degrees. And that means that we have to look at adaptation. What does the world do if the temperature increases by 2.5, 3, or even 3.5 degrees Celsius? What do we do if sea levels do rise, if hurricanes become more frequent, more powerful? What do we do if average temperatures increase a lot? And that means that we have to find ways to adapt in terms of agriculture, in terms of flooding. That may involve building seawalls, for example, around Manhattan. And I'm going to use a word
that environmentalists don't like. And that word is geoengineering, particularly solar geoengineering. And we have to take steps to be ready to use solar geoengineering should the temperature increase, should emissions keep increasing. And just so we're all clear, solar geoengineering roughly means putting sulfur particles in the atmosphere, usually as sulfur dioxide, and that creates an aerosol of sulfuric acid, which reduces the warming effect of CO2. It reduces the greenhouse effect, right? Doesn't eliminate the CO2, but it reduces the warming effect. We have to do all of those things. And one more thing, in terms of the carbon tax, we don't know what the right number is, and we're not going to agree. Pick a number that's politically feasible. $40, $50 a ton per metric ton of CO2, something like that. Start with that, and then later it can be adjusted. Because once we have a carbon tax, we know that there's an externality, and we know that we have to pay for emitting CO2. So do all of those things. One last thing, we need to come back to nuclear power. If you want to reduce emissions, eliminating nuclear power is a big mistake. Let me stop. Però quello che mi viene da pensare è che per adattarci avremo bisogno di investimenti ulteriori. Forse c'è il rischio di disperdere le forze, di disperdere le risorse finanziarie. Yes, we need to. It's going to cost money. And for example, in order to do solar geoengineering, we need to develop airplanes that can fly at 20,000 feet or more, 20,000 kilometers, I'm sorry. And those airplanes don't exist. They have to be developed. Seawalls are very expensive. We do need to begin spending money on adaptation. Van der Plug, secondo lei funziona l'idea di una carbon tax o è meglio magari indirizzarsi su un sistema cap and trade come quello che abbiamo in Europa? Qual è il più efficace a suo giudizio per dare un prezzo al carbonio, sempre che lei sia d'accordo che è necessario dare un prezzo? Yes, I think a carbon tax is extremely important. Okay, it doesn't matter whether you have a permanent market or a carbon tax. The permanent market in Europe has just been reformed. It used to be about 5 euros per ton of CO2, and now it's 45 euros per ton of CO2. So, and the nice thing about the European market for permits is that you can trade in the permits. And that means it is the most efficient way to get emissions down. So these yeah. Permit markets are very good, and they have a similar effect to carbon taxes, and they kind of are very efficient, because they allow for trading. Now, the problem in Europe is that they've gone up enormously from 5 euros per ton of CO2 to 45 euros per ton of CO2, basically because they reformed it. It's been a big success. But it still only applies to a very small part of total industry. So many industries are exempted. So sometimes the heaviest industries are exempted, like steel or cement and things like that. And sometimes they get grandfather rights. So they actually get the permits for free. And that really doesn't mean that there's a very good incentive for them. So in some countries, like my own country, many of those industries are basically exempt, and the only people who pay carbon prices are small industries and households. So really, because the lobbies, the problem why carbon taxes or carbon pricing more generally is not very popular among politicians. If you're left-wing, you get the yellow vest movements. So they think that all the poorer income, the low-income groups, say, You're screwing me. The carbon taxes are high. They put up cost of living, and we don't like you. If you're a right-wing politician, you get all the lobbies of the big industries knocking on your door. He's saying you're making us uncompetitive. If you price carbon, you will just get more dirty imports from abroad called leakage. And so please don't price us, because you just import dirty stuff from abroad. So there are better ways of solving that. So you need to have a carbon pricing system
you always need to do it together with something like called a border tax adjustment. So you need to tax the dirty imports coming into Europe or coming into the United States, so that there is an equal playing field, so that those countries that do not price carbon, that they get punished at the border, so that there's not unfair competition. Professore, mi stavo agganciando al suo mi stavo agganciando alle sue parole per chiederle se ritiene realistico che l'Europa adotti veramente alla fine una border carbon tax. E abbiamo visto una certa timidezza, una volontà da una parte di inserirla e dall'altra parte un timore di ritorsioni commerciali o di creare sperequazioni anche a livello di paesi, anche a livello internazionale. Lei pensa che sia realistico che l'avremo e in quali termini? Lei ha fatto anche politica e capisce i meccanismi e gli equilibri politici? Yes, so I think a carbon tax should not only be feasible, it should also be done. So I share all the pessimism of the previous speaker, of Professor Pindak, that I think, of course, we should start with those countries that can afford and do it. So particularly if the Americans, the Chinese and Europe get along, then we can get some flywheel effects in operation. To get it across the board politically, and I'm speaking as a former politician, you need to use the revenues from these carbon tax to compensate those that are hurt most. So you have to use the revenues of the carbon tax to give special tax advantages to low income groups. And maybe also not just tax advantages. In some countries, it's better to help the poor to insulate their houses. So insulation is incredibly cheap way for people to kind of do something about global warming. But also, it's not just carbon taxes. So, for example, I give you an example of my own country, Holland. We have a huge agricultural industry, and we have all these cows. They're very bad because they burp and they shit. They have methane. They're terribly bad, very bad for global warming. But what do they eat? They eat soya beans. Who is the second biggest buyer of soya beans in Brazil? It's first China. To the Netherlands. What do they buy the soya beans for? Not to eat them, that would be good. No, you buy them and you give them to your cows in Holland. That's why Holland is the biggest exporters of cow meat. Now, why is that bad? They are knocking down the rainforest of Brazil, and that's terribly bad for the climate because the rainforest of Brazil, they absorb a lot of the CO2 on the planet. And by knocking down those rainforests, not only in China, but also in Indonesia, there they do it for the palm oil. So Unilever, any product you think of you use in your house uses palm oil. So we have to start by pricing it, like Bob said, but we also need to rethink our industry, the way we do business. Does it make sense to have, for a small country like the Netherlands or a country like Denmark, they have a huge industry which kind of contributes to greenhouse gases with methane and CO2, and then at the same time, is basically destroying huge carbon forests. All of these things are gigantic kind of additions to global warming, which is something we cannot afford and we should not do. Grazie. Passo anche a coinvolgere i nostri industriali. Pasini, penso immediatamente a lei in quanto mi viene in mente l'acciaio. Parlava il professor Van der Ploeg dei danni all'ambiente che fa anche l'agricoltura. C'era un vecchio studio commissionato dal Senato della Repubblica, proprio dal Senato italiano, che constatava come ci fossero delle grandi, vecchio studio non tanto, del 2017-2018, in cui si evidenziava che c'erano delle disparità anche nel peso sopportato dalle varie categorie industriali per la transizione. L'agricoltura in particolare era penalizzata molto poco rispetto ai costi per l'ambiente, delle attività agricole, mentre c'erano settori industriali e mi viene in mente sicuramente c'è anche la siderurgia che hanno effettivamente che già pagano almeno in parte per l'inquinamento che producono. Secondo lei c'è un eccessivo peso su un settore piuttosto che su un altro? Cioè, ritenete di essere troppo penalizzati, che andrebbe redistribuito meglio il peso anche a livello di settori industriali?
Sì, buongiorno a tutti. Allora, sì, prima si accennava al discorso dell'agricoltura, però oltre a quello dell'agricoltura c'è anche tutto il comparto dei trasporti, che è un altro dei comparti che dal punto di vista delle emissioni è ad alto rischio e sicuramente rispetto all'impresa credo che abbia fatto meno. Ma diciamo, noi ci siamo sentiti penalizzati, questo è vero. Io sono altrettanto convinto che sulla carbon tax, noi ad esempio prevediamo come strategia che per quanto riguarda le quote di CO2 ci sarà una grande corsa sul rialzo dei prezzi, si prevede dai 75 ai 100 euro per tonnellata, per cui sicuramente l'aumento delle CO2 non farà altro che accelerare il processo di decarbonizzazione di quello che è il comparto siderurgico. Però vorrei anche lanciare anche un plauso a quello che è il comparto della siderurgia nazionale. Oggi la siderurgia italiana è la siderurgia che rispetto alle altre siderurgie europee è quella più moderna in termini di circolarità dell'economia e in termini anche di processo produttivo. L'80% della produzione d'acciaio in Italia si fa col forno elettrico, per cui sulle CO2 noi siamo già di per sé, abbattiamo già molto le CO2, siamo già molto efficienti. Solo il 20% viene, diciamo, dal ciclo integrato, che è il famoso alto forno che è Taranto, su cui oltretutto c'è un piano nazionale molto importante di oltre 2.000 miliardi di riconversione. Tutte le altre siderurgie europee vivono una situazione completamente diversa, dove il 60% è produzione da alto forno, 40% da forno elettrico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi come produttori italiani siamo più avanti rispetto all'altro. Prima o poi si accennava anche a quello che riguarda un po' le fonti energetiche. L'Italia, nel momento in cui è uscita dal nucleare, abbiamo abbandonato il nucleare, sono d'accordo col professor Indai quando dice che lui era contrario all'abbandono del nucleare. Anch'io allora ero presidente di Federacciaia ed ero anch'io contrario all'abbandono del nucleare, perché oltre ad avere le centrali intorno all'Italia avevamo delle grandissime competenze, delle grandissime anche avevamo una grande storia sul nucleare. Il fatto è che poi l'Italia abbandonò il nucleare, si propose quasi tutto sulla produzione di energia da gas e oggi diciamo che indipendentemente dalle scelte che sono state fatte allora, che sono state scelte forse non tanto dettate dal coraggio di chi, diciamo, dalla politica nazionale, ma dettate evidentemente dal fatto che evidentemente noi eravamo più sul gas, oggi permette all'Italia di essere più avanti di altri paesi. La Germania oggi produce energia elettrica col 37% di carbone, la Polonia l'80% di produzione di energia con il carbone. Ecco, cioè voglio dire, io sono convinto che l'Italia da questo punto di vista sia un gradino più avanti di altri paesi per quello che riguarda l'economia circolare e per quello che riguarda diciamo anche il discorso sull'efficientamento energetico e anche la produzione di energia. Torno anche sul discorso del carbon tax. Allora, noi non siamo contrari al carbon tax, però lei giustamente diceva prima che ci sono delle ripercussioni anche commerciali, cioè c'è un effetto distorsivo sul mercato. Allora, se l'Europa vuole inserire una carbon tax e vuole aumentare quello che sono il costo delle CO2, noi non siamo contrari, ma anche Cina e Stati Uniti, che sono i due produttori in questo momento dove sono quelli che inquinano di più, devono assolutamente anche loro, devono stare agli accordi di Parigi e anche a quelli che sono i nuovi indirizzi che l'Europa da qui al 2030 si è data, cioè quella di arrivare col meno 55% di riduzione delle CO2. Perché in caso contrario noi rischiamo di far uscire degli interi comparti, che è un comparto manufatturiero che è molto importante in Germania, in Francia, in Italia, da quello che è l'Europa. E perdere il manufatturiero vuol perdere
una serie di altri indotti che girano sul manufatturiero di imprese piccole e medie che ovviamente fanno parte del nostro tessuto industriale. E non è il caso dell'Olanda, scusate, dove l'Olanda è un paese che vive molto di più di servizi e di finanza. Ecco, Germania, Italia e Francia vivono di altre cose. E purtroppo questo è uno dei temi che viene dibattuto tante volte in Europa, dove trova una parte dei paesi membri europei, no, che si lanciano in queste, diciamo così, mi permetto di dire, in queste nuove ideologie del Green, che siamo d'accordo, ma non consapevoli che c'è una parte dell'Europa che ha un sistema manufatturiero importante e che regge una serie di altre attività. Per cui tante volte anche le politiche europee non sono politiche adatte per tutti, e su questo ci vorrebbe un'Europa un po' più unita e, diciamo così, anche un'Europa un attimino, anche un pochettino, che pensi non solo a se stessa ma pensi anche agli altri. Questo è un po' alcune considerazioni che ho fatto anche dopo gli interventi dei professori. Certo, è anche il solito tema della ricomposizione degli interessi all'interno di un gruppo ampio e diversificato come l'Unione Europea. Mi sembra di capire che lei invoca una carbon tax alla frontiera, è giusto quello che dico? Lei è, sì, la vorrebbe? Sì, sì. Lei la vorrebbe, in cambio anche di un'eliminazione dell'allocazione gratuita di quote di CO2, perché questa sembra essere l'unica strada per accontentare le regole della WTO? Questo potrebbe essere, sì, potrebbe essere un'alternativa da questo punto di vista. Per non avere la doppia protezione, insomma, cioè il problema di essere coerenti anche con le norme sul commercio internazionale, sulla concorrenza. E passiamo a una domanda a Mazzoncini invece. Renato Mazzoncini, A2A, è impegnata nell'energia, in varie forme di energia, oltre che di servizi idrici e quant'altro. Che cosa pensa della vecchia vicenda della tassonomia europea? Insomma, ne è stata richiamata qua e là in qualche modo anche da altri interlocutori, includere o escludere il gas, abbiamo bisogno del gas, non abbiamo bisogno del gas a livello transitorio quantomeno. Sembra che sulla tassonomia ormai ci sia stato un rinvio, una rimozione della questione gas e nucleare, e di nuovo siamo sulla solita difficoltà di conciliare vari interessi europei. Possiamo davvero fare a meno del gas da subito? Possiamo escluderlo da una tassonomia verde? Ma allora, io mi costituisco, sono in realtà un forte sostenitore dell'elettrificazione. Detto questo, se piazziamo gli occhi al 2050 e ci immaginiamo un mondo diciamo decarbonizzato a CO2 zero, tutti gli scenari ci dicono che l'elettrone contribuirà a questo in una misura che può andare poco sopra il 50%. Quindi 50, 53 a seconda degli scenari, cioè non tutta l'energia primaria riusciamo a trasformarla in elettrone, non tutti i processi di industria, di mobilità e quant'altro sono gestibili con l'elettrone. Quell'altro 47% ad oggi si ipotizza negli scenari migliori che rimanga in piccolissima parte, non più di un 10% appannaggio di carbone, olio combustibile e gas naturale. E il resto è comunque molecola, sarà idrogeno, 10-13%, e il resto biocarburanti, biogas, biometano, materiali, diciamo carburanti sintetici. Quindi, tanto per incominciare, è importante che abbiamo chiara questa cosa, nel senso abbiamo chiara che con la molecola avremo a che fare di sicuro nel 2050. Possiamo discutere di quale molecola, ma non del fatto che ci sia una molecola. E quindi qui dobbiamo separare un po' tutto il mondo del gas in estrazione, quindi che tipo di estrazione barra produzione, distribuzione, vendita e quant'altro, usi finali. Quindi questa considerazione mi fa dire, se penso per esempio alla mia rete gas,
devo pensare, come sta facendo Marco Alverà per la sua in Italia, cosa ci facciamo con questa rete. E indubbiamente in uno scenario di questo genere qualcosa ci dobbiamo fare. E questo rispetto al tema dello scenario di transizione è molto importante perché se ci fosse uno scenario che ci dice che al 2050 o anche al 2060 non cambia nulla, il 100% dell'energia fosse utilizzata come elettrone, potremmo anche decidere che questo è un settore che va, come dire, su cui gli investimenti li spegniamo. Ma nel momento in cui invece, appunto per quello che ho detto, non è così, anzi sarà necessario aumentare a livello di investimenti, quantomeno nella parte di distribuzione, perché per esempio l'adattamento a gas diversi, pensiamo all'idrogeno con i problemi che ha in termini di molecola, di dimensione della molecola, saranno investimenti che avranno una loro rilevanza. E quindi o troviamo dei meccanismi che aiutino questi investimenti, mi sembra che per esempio l'Europa nel decidere di mettere un po' di miliardi sull'idrogeno, una scelta l'ha già fatta, automaticamente ci troviamo ad andare a considerare un pezzo della transizione energetica anche queste reti. E quindi credo che forse la tassonomia europea dovrebbe essere un po' più pragmatica da questo punto di vista, perché noi ci troviamo, faccio l'esempio di A2A, su cui stiamo molto attenti al tema della tassonomia. Oggi consideriamo quanto è importante la finanza sostenibile a supporto dello sviluppo e quanto è basata anche appunto su quanto i capex siano nell'ambito di una tassonomia corretta. Noi ci troviamo col 90% dei nostri investimenti nei prossimi 10 anni, 16 miliardi, non proprio due peanuts, di euro in linea con gli SDG UN Goals, e solo 70% in linea con quella che dovrebbe essere l'atterraggio finale della tassonomia europea. E fuori che cosa c'è fondamentalmente? In estremissima sintesi, ci sono proprio le reti gas che, ripeto, se a questo punto nessuno ci investisse più, ci troveremmo poi nel 2050 un big problem da gestire. E l'altro è tutta la tematica del waste to energy, che è un'altra gigantesca tematica su cui veramente potremmo stare a discutere per anni, ma non riesco a immaginare chi possa pensare che oggi si riesca ad arrivare a azzerare il ricorso in discariche e landfill senza una parte di trasformazione in energia. Tanto è vero che gli obiettivi a 2035 sono 65% recupero materia in Europa, 25% recupero energia, 10% in discarica, ma i paesi più virtuosi, l'Olanda di cui parlavamo prima, la Danimarca o la Germania, hanno già azzerato il conferimento in discarica o quasi, cioè sono rimaste, diciamo, frazioni veramente trascurabili, e ovviamente è andato in recupero di energia, perché tutti sanno che il recupero di materia oltre un certo livello non riesce strutturalmente ad arrivare. Quindi devo dire che non sono per niente soddisfatto del lavoro che si sta facendo in Europa sul tema della tassonomia. Credo che ci sia molta ideologia e credo che sia un errore, e credo che forse un maggior confronto con le Nazioni Unite rispetto ai goal potrebbe consentire, tra l'altro, di avere una tassonomia più omogenea che sarebbe utilissima a tutti i player del settore, da quelli industriali come noi a quelli della finanza, a capire in maniera più definitiva, voglio dire, che cosa è veramente investimento sostenibile o meno. E su questo bisogna metterci tanti elementi, no? Prima discutevamo del nucleare, io per esempio personalmente ai tempi in cui abbiamo smesso il programma nucleare ero diciamo, della stessa opinione che ha oggi il professor Pindic. Quando vedo in che guaio si è ficcata la Francia oggi, che sta negoziando la nascita di una bad company da EDF con un gigantesco sussidio di Stato da Bruxelles per riuscire a sostenere i giganteschi costi di adeguamento delle centrali nucleari per far fronte a quelli che sono ormai evidentemente dopo Fukushima i rischi enormi e i costi, voglio dire, che si generano per la gestione di questo rischio, dico meno male che siamo usciti dal nucleare. E basta vedere cosa è successo a Enel, cosa è successo a EDF, credo che non serva, come dire, no? In termini anche banalmente di equity story per capire che, insomma, che
che evidentemente è stata premiata una scelta e non l'altra. Però questo lo dico per dire che effettivamente poi gli elementi di valutazione sono tantissimi, no? Prima abbiamo parlato di carbon tax, cioè quando parlo con i miei studenti, anch'io ne ho al Politecnico di carbon tax, la prima cosa che gli dico è: guardate che con una tonnellata di CO2 una Panda, una city car fa 10.000 km. E se noi gli mettiamo 40 o 50 euro in più, non cambiamo il suo comportamento, non so come dire, per cambiare il comportamento devo metterne 1.000. Cioè, Quindi servirebbero altri strumenti da affiancare, quello che intendo dire dicevi. che è molto importante avere in mente che oggi si sta parlando di 40, 50, 80 euro alla tonnellata, giusto perché tutti abbiamo in mente che sarebbe l'extra costo di un intero anno in cui uno viaggia con una city car. Non penso che sposti i comportamenti, no? Cioè, questo è tanto è vero che Però non spesso tutti gli fare. emittenti di CO2 sono city car. Lo so, dico semplicemente che per cambiare significativamente i comportamenti servirebbero valori molto maggiori, ma questo apre un dibattito Certo. gigantesco sul tema dell'equità e la tutela delle classi deboli, no? Quello che è successo in Francia con i gilet gialli evidentemente è stata una sottovalutazione di un coraggio enorme che ha avuto Macron a provare a introdurre una carbon tax veramente seria, ma non ha considerato gli effetti perequativi sulle classi deboli che sono un elemento assolutamente centrale, come un elemento centrale quello che diceva Beppe prima, che introdurre una carbon tax senza un carbon border tax diventa una guerra mondiale che non possiamo permetterci. Quindi voglio dire, insomma, i temi sono come sempre molto incrociati, come pure il fatto che oggi tutti i paesi di cui stiamo parlando hanno dei livelli di tassazione, cioè degli schemi fiscali che hanno anche incidentalmente tassato quello che produceva, come dire, che produceva CO2. E che richiederebbero un bel reset, cioè se vogliamo fare un lavoro serio bisognerebbe resettare tutti i sistemi fiscali che sono andati a tassare quasi a caso per le necessità di incoming dei vari stati una serie di cose e a quel punto poi rifai ordine introducendo una carbon tax seria, ma dopo aver fatto un po' di riordino degli strumenti fiscali che ci sono. Questo quindi vuol dire che il lavoro da fare è Certo. veramente importante. E questo ci pone effettivamente il tema anche di come redistribuire il peso della transizione, di come redistribuire gli oneri. Tornerei su questo punto un momento dal professor Van Plug, che so che ha indagato abbastanza a livello accademico sulle ricadute, sugli effetti regressivi possibili che si hanno, pensiamo alla vicenda dei gilet gialli in Francia, sulle classi più deboli, sui ceti più deboli della popolazione. Che cosa dovremmo fare con il ricavato delle carbon tax? È più opportuno abbassare le tasse ai cittadini, trasformarle in tasse di scopo, restituirle in forma di dividendo, del carbonio, come si usa dire? Okay, so the revenue of the carbon tax, the problem is that people see a tax and they revolt. Whenever you get taxes, it's the best thing it's a political harakiri. So the worst thing, I remember when I was in government, there were two taboos. The first thing I did was put a tax on the Queen. I immediately had to go to my prime minister and he complained, this is the taboo, you can't do it. So the week later, I was on the front page and said, we must do a carbon tax. Then I immediately had to come as well, because immediately the political party goes down. So what you have to do is you have to use the money partially to, as I said already, to kind of basically help the most vulnerable people in society, those that are hurt most by a carbon tax. So in Italy, you may have many poor people who are still using these little diesel engines in the cities. So you have to put a terminal there, maybe you have to help some of the poor people to move to technology. If you live in a house, which is is not very badly insulated, not very good for keeping warm very easily, you have to help them. Secondly, you have to help certain industries. So yes, you put on a price so that people feel on the margin that is something that is important to kind of emit less. But you don't want to kill off industries. So if you can't do a border tax adjustment, you can use some of the revenue
Meredith Foley, a very extremely good professor in Berkeley, has worked on that. And she would argue that you would give production-based subsidies to those companies, pro rata to how much they are at risk of leakage, at risk from competition from abroad, from carbon-intensive imports from abroad. So I think those things are important. And then secondly, I think to get political support in society that we haven't talked about yet today at all is to get flywheel effects. You really have to think of positive feedbacks. And there are many, many you can think of. So, so for example, I'm thinking of the fact that if many, many people become green, then it becomes less costly to become green and more people will become green. So you will get, so I believe in more non-marginalist policies. So if everybody deploys clean technology, then the technology will get cheaper through learning by doing, then people will deploy even more. So that's another positive spiral, another positive feedback. The most famous one is if you get cheaper batteries, you get more batteries, that makes batteries cheaper. Cheaper batteries means that solar power becomes cheaper, so that you get even more solar power. But if you have more solar power, then suddenly it becomes interesting to have more electrical vehicles. So you get more electrical vehicles, but more electrical vehicles means there'll be more demand for batteries. So you get these positive feedback, these positive circles leading to these flywheel effects. And these flywheel effects, they're of many types. You have them in finance, you have them in geopolitics. If America, Biden and China really take the lead, other countries will follow. If they set up a carbon club, then if other countries which are not part of that carbon club will join, they will lower the treaty cost. And the more people join the club, the more attractive it becomes to join the club. So you see a lot of these stuff comes in with network externalities. We get it in diets. You get the more vegetarians there are, the more vegetarian food risk, so the more easier it is to become a vegetarian. So I think what politicians need to do is to complement carbon pricing. We're trying to get big flywheel effects going throughout society to help the transition towards a green economy. And if we don't do it, we're back to what Bob Pindak said. We have to do much more than adaptation, which will be very costly. We might have to do the very risky business of geoengineering, or we will have to do more nuclear. So the less we do on mitigation, the less we do on these carbon pricing, the less we do on these flywheel effects, the more we have to do other options which you may not like as much. Just a, if I can interject, just a couple of just points of disagreement with Rick. One, by the way, vegetarianism isn't enough. You have to be a vegan because, you know, eating all that cheese and drinking all that milk. I mean, now I'm afraid to put any milk in my coffee, never mind eat cheese. But I guess where I differ is the idea of giving subsidies to particular industries that might be impacted by a carbon tax. And the reason is that we know what happens when politicians start playing with subsidies. Who gets the subsidies? It's the companies that have the best access to the politicians who give contributions and so on. So what I think should be done with the revenue from a carbon tax is the apply it to reducing other taxes that are regressive. In the United States, it's the payroll tax. Reduce the payroll tax that workers pay. In Europe, it might be the value-added tax that would be reduced. You reduce taxes, other taxes that are regressive, and that's the simplest and cleanest way to do things. Just one more thing about carbon tax and why it's advantageous. We need a global agreement. I mean, again, Italy, Europe, US, it's the best. We need a global agreement. And most of the negotiations so far have been based on how much each country has to reduce its emissions. To monitor it, how do we know that a country is reducing emissions the way it said it would? And what do you do if it doesn't reduce emissions? The advantage of a harmonized carbon tax around the world is that every country collects the tax revenue. That's a nice thing. Politicians like tax revenue. Whether they give it back via reducing other taxes or not, it's a way for politicians to collect money. And then they can say, look, this is awful. I hate this, but the devil made me do it. So it makes it easier, I think, to reach
an international agreement. È molto interessante lo scambio che si è creato tra i due professori. Tornerei a passare ancora la palla negli ultimi minuti di seminario che ci rimangono alle imprese, e mi scuso con Gianluca Del Barba, presidente di Acque Bresciane, per averlo trascurato fino adesso. Buongiorno Del Barba. Il governo italiano, come tutti i governi europei, sta approntando gli ultimi ritocchi, le ultime rifiniture al PNRR per ottenere i finanziamenti europei, e non solo, come ci ricordava il ministro Giovannini. Che ricadute vi aspettate? Che ricadute possibili ci sono anche su di voi? Cosa proponete come interventi? Perché il ruolo del settore idrico forse qualche volta è un po' trascurato nel dibattito, ma è uno snodo chiave alla fine della transizione energetica, dell'economia circolare, della tutela dell'ambiente. Sì, buonasera, nessun problema anzitutto per l'attesa, ho ascoltato ovviamente con molto interesse insomma chi mi ha preceduto, anzi insomma sono arrivati anche ulteriori stimoli, insomma riflessioni e pensieri che insomma credo sia anche utile condividere. Sì, viviamo anche noi con grande attenzione questo momento di transizione, di possibile potenziale cambiamento, quindi in realtà dentro un settore che per molto tempo è rimasto, quello idrico, un po' al palo, un po' fermo, ma che poi fondamentalmente da qualche anno a questa parte aveva già autonomamente cominciato a costruire insomma uno scenario di cambiamento positivo, dentro il quale sono ravvisabili anche in qualche modo esempi, testimonianze positive, anche negative. Parto da quella negativa. Nel nostro paese non abbiamo ancora completato, diciamo, il processo di riforma dell'organizzazione del servizio idrico, un processo che è iniziato nel 1994 e che insomma nel 2021 ancora non ha visto fondamentalmente il suo completamento. Questo è certamente l'esempio di un paese importante, sicuramente ricco ed evoluto, ma che nella costruzione, diciamo, di grandi radicali cambiamenti fa una enorme fatica e sostanzialmente tende quasi per natura a difendere insomma le situazioni preesistenti. Non vorrei che questo tipo di atteggiamento culturale, questo tipo in qualche modo di inquadramento storico, non fosse anche oggi, insomma, ascolto anch'io con grande interesse gli osservatori, i professori, insomma, i politici che ci dicono che è necessario un grande cambiamento. Non vorrei che questo retaggio culturale lo rendesse semplicemente un esercizio, diciamo, di discussione retorica e meramente teorica, senza produrre quegli effetti in qualche modo che sono oggi, secondo me, particolarmente attesi, soprattutto per le ricadute ambientali. Ci sono invece degli aspetti positivi che insomma, vado velocemente magari a offrirvi come aspetto in qualche modo positivo. Credo che in questo comparto noi siamo un piccolissimo esempio. Le aziende pubbliche, che spesso sono viste come un simbolo, diciamo, di non particolare efficienza, abbiano in realtà intrapreso insomma un percorso importante di miglioramento delle proprie performance, sebbene all'interno di un contesto che non è un contesto di mercato. Quindi si dice spesso che la concorrenza, ci credo anch'io evidentemente, insomma non mi occupo solo di servizio idrico, seguo tante imprese nella mia attività professionale, il mercato evidentemente è un grande fautore di cambiamento e di efficienza, per esempio, però la regolazione del mondo idrico io credo abbia prodotto in questi anni, e credo potrà farlo anche in futuro, dei significativi benefici. Sono partiti gli investimenti, abbiamo riorganizzato le presenze sui territori, e soprattutto la regolazione, credo in questo di poter offrire un contributo davvero abbastanza attinente alla discussione sviluppata fino ad ora, ha prodotto anche dei meccanismi economici chiaramente legati alle performance ambientali. C'è una tariffa che è sottoposta al vaglio, alla costruzione da parte di autorità di regolazione nazionali, locali. Chi non opera correttamente, chi non è in grado di rispettare un piano di investimenti necessario, come dire, per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente nel quale viviamo, evidentemente ne deve in qualche modo trarre una conseguenza negativa.
Quindi di fatto nella costruzione della tariffa, quindi dei ricavi di questi soggetti che sono chiamati ad operare nel comparto idrico, chi fa bene ha un riconoscimento tariffario positivo che garantisce un equilibrio economico e la capacità di continuare a sostenere investimenti, chi non opera in maniera corretta evidentemente si vede da un lato un riconoscimento tariffario insufficiente che gli pone dei problemi rispetto ai quali evidentemente poi deve trovare soluzioni veloci, piuttosto che non gli si limita l'accesso a una forma di contribuzione o ancora, meccanismo evidentemente importante nella discussione anche pubblica del Paese, come dire, devono in qualche modo, ci dobbiamo far carico di sanzioni che arrivano dall'Europa e che poi finiscono inevitabilmente insomma, nel conto economico degli operatori e dei territori. Quindi in questo io credo che siamo un esempio positivo e lo dico perché questi meccanismi efficaci, forti, non sono un elemento oggi, come dire, di resistenza, sono meccanismi che fanno parte del quotidiano agire degli operatori che operano in questo comparto. Quindi non ci stiamo più domandando se sia giusto ricevere sanzioni milionarie perché non si depurano le acque. Quindi fondamentalmente questa cosa nel mondo dell'acqua, questo meccanismo premiante o sanzionatorio a seconda evidentemente della prospettiva che vogliamo utilizzare per guardare a questi aspetti, è parte integrante del nostro modo di fare e nessuno lo sta mettendo minimamente in discussione. E quindi rispetto alla discussione sviluppata fino ad oggi, io credo che siamo un esempio positivo perché credo sia arrivato il momento di pensare che le politiche fiscali attive siano non più rinviabili e il ragionamento sul... Però adesso... forse sarebbe il momento di arrivare a un ripensamento della fiscalità in termini ambientali. Lo stesso Draghi qualche volta aveva accennato a una volontà di ripensare la fiscalità anche con questo criterio, però mi sembra che siamo ancora abbastanza lontani, almeno in Italia, da questo. Siamo lontani, ha ragione, guardi, e concludo velocemente, siamo lontani, ha perfettamente ragione, però io credo che se rinviamo ulteriormente, non tanto una discussione, perché quella mi pare aperta da tempo, io un tempo mi sono occupato anche di ciclo dei rifiuti in questa provincia, la provincia di Brescia, ricordo discussioni analoghe, ovviamente stiamo parlando di cose piccolissime rispetto ai numeri che avete evocato insomma, nella discussione di questa sera, però ricordo che il passaggio dalla raccolta dei rifiuti indifferenziata alla raccolta differenziata sarebbe stata enormemente più semplice se la politica in questo caso, quindi i decisori finali, avessero avuto il coraggio di dire che il tributo provinciale, perché c'era una contribuzione fiscale a livello provinciale, che in qualche modo doveva disincentivare la raccolta indifferenziata e premiare la raccolta differenziata, fosse stata aumentata. Perché questa avrebbe reso nell'immaginario collettivo, nella percezione dei cittadini, enormemente più semplice il passaggio dalla raccolta indifferenziata alla raccolta differenziata. Perché quante volte ci siamo sentiti dire dalle famiglie, dagli imprenditori, mi stai chiedendo un sacrificio ovviamente per l'ambiente, ma vorrei capire se in qualche modo posso trarne anche in qualche forma un beneficio di natura economica. E quindi chiedemmo allora di ampliare questo tributo che andava da 1 euro a tonnellata a 5 euro a tonnellata. La politica non lo incrementò, lo lasciò così rendendo estremamente più difficile percepire il vantaggio economico del passato. Certo. Bisognerebbe collegare gli interventi sia premiali sia sanzionatori in qualche modo allo scopo, alla causa ambientale. Qui si torna al tema appunto di collegare gli interventi, di non sbagliare neanche la comunicazione politica, perché poi se si ottiene un risultato come i gilet gialli in Francia, poi la politica c'è anche il rischio che diventi più timida nei suoi interventi di decarbonizzazione. Credo che abbiamo ancora poco tempo e lo vorrei dedicare a un ultimo giro, tornando un po' all'inizio, perché con Giovannini se n'è parlato, col ministro Giovannini, i tempi di realizzazione degli interventi, gli iter autorizzativi, il permitting, che so che sta molto a cuore alle imprese e dovrebbe stare giustamente a tema a cuore anche a chi ci governa, perché senza una facilità autorizzativa, uno snellimento autorizzativo, un'accelerazione, ecco, come diceva il ministro, forse non andiamo da nessuna parte. I fondi adesso ci sono tanti finanziamenti pubblici, sicuramente ne arriveranno anche di privati,
Mazzoncini, quanto ci blocca? Inizio da lei perché penso al caso eclatante delle aste per le rinnovabili che ormai vanno deserte da molto tempo. C'è un problema che va al di là degli indirizzi più o meno verdi che possono avere i nostri governi. Sì, non c'è dubbio, nel senso che appunto il caso che cita delle aste è abbastanza clamoroso, nel senso che quando non fai aste, come è successo tra 2016 e 2020, magari la prima asta ti va anche bene, ma come dire, per ragioni che si commentano da sole. E poi quando nelle aste successive riesci ad allocare il 20-30% della capacità, perché i progetti sono tutti infilati in pastoie burocratiche appunto sul tema dei permessi, è chiaro che a questo punto troviamo dei meccanismi di semplificazione di cui ha parlato anche recentemente il ministro Cingolani, no? Quando ha detto occorre anche una transizione burocratica oltre a una ecologica, o altrimenti non andiamo da nessuna parte. D'altra parte devo dire che sto paese di questa cosa ne parliamo da decenni, e quindi chissà mai che forse sia la volta buona, perché effettivamente sono abbastanza ottimista, perché vedo che c'è una focalizzazione adesso sugli obiettivi ambientali importante, che peraltro forse per la prima volta vedo una convergenza sui temi veramente di salute del nostro pianeta e di finanza e economia, perché credo che sia chiaro a tutti che la ripresa del GDP post pandemia della nostra Europa passerà molto tramite questi settori. E quindi forse quando vanno come dire a braccetto una volta tanto l'economia con l'ambiente, forse questa volta si riesce a sbloccare. Devo anche però dire che non possiamo neanche dare tutta la colpa al permitting o alle procedure amministrative, perché altrimenti rischiamo di lasciare indietro un pezzetto del problema che non è indifferente, che è quello di cui parlava anche Gianluca prima, che è un po' di tipo più legislativo regolatorio. Cioè ci sono delle situazioni in cui alcune cose non si fanno, non perché c'è un problema di permitting, ma perché c'è una situazione, chiamiamola così, di fallimento di mercato. Cioè non è che non abbiamo fatto gli impianti di waste to energy in Italia nel centro e sud perché non c'era solo un tema di permitting o di sindrome di NIMBY, ma perché nel momento in cui vai a operare in zone dove il rischio credito è altissimo, perché la filiera magari funziona peggio che a Brescia, la filiera cittadino paga la TARI all'impresa che fa la raccolta, che poi paga il conferimento all'unico che ha fatto l'investimento, e in situazioni dove quello che fa l'investimento finale nell'impianto di trattamento, che quindi è l'unico che ha dei capex investiti, rischia di non aver mai ritorno del suo capitale perché la filiera non funziona, o introduci dei meccanismi di garanzia a salvaguardia del credito, altrimenti il risultato è che possiamo avere tutti i permessi della terra, ma nessuno fa l'investimento in impianti. E quindi, che è stato un po' anche quello che è successo sul tema dell'acqua. Per molti anni gli investimenti sull'acqua sono stati bloccati dal fatto che è mancata una regolazione, una legislazione che in qualche modo premiava gli investimenti. In A2A, dove ora sto puntando molto anche sul tema dell'acqua, perché sono convinto che dobbiamo riportare gli investimenti anche di aziende private come noi sul settore. Qualche anno fa si pensava di abbandonare completamente il settore perché era un settore completamente unuseful dal punto di vista economico. Quindi ecco, lo dico per dire, sicuramente il permitting è un tema enorme, certo, ma la semplificazione, dire che è tutta colpa degli enti locali che non ti autorizzano, porta a perdere di vista altri grossi problemi. Certo. Pasini, non so se vuole commentare su questo tema, forse non specificamente sul permitting, ma quanto più in generale su che cosa serve, oltre ai fondi che adesso sembrano essere sbloccati, e forse riusciamo anche a darci una mossa col fatto che dobbiamo rendicontare step by step di quello che poi viene fatto. Che cos'altro serve? Serve una svolta tecnologica? Serve investire di più in ricerca applicata? Al di là dei soldi, che cosa serve per dare veramente la spinta alla transizione? Ma prima di tutto serve soprattutto una nuova cultura in quello che è la sostenibilità. E qui credo che le grandi imprese devono assolutamente essere, già le grandi imprese questo in parte lo stanno già facendo,
ci sarà una grande accelerazione chiaramente verso questi nuovi modelli di sviluppo da qui al 2030, ma le grandi imprese devono anche farsi un po' portavoce anche delle piccole e medie imprese. Il tessuto imprenditoriale italiano è un tessuto di imprese fatto di piccole e medie imprese e qui devo cercare di fare molta rete perché sono quelle che fanno più fatica oggi a avere, per via dell'organizzazione, ma avere una vera e propria cultura sulla sostenibilità. Io questo me ne sono accorto perché lo stesso che da 4 anni faccio presidente di Confindustria Brescia, in una città come Brescia, un territorio importante come Brescia, noto che ancora oggi le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie, fanno fatica a capire, fanno fatica a organizzarsi in quello che sono i nuovi concetti di sviluppo sostenibile. Io credo tutto sommato che questa sia una grandissima opportunità, abbiamo anche dei rischi, ne siamo consapevoli, però abbiamo delle grandissime possibilità, abbiamo una possibilità, come diceva prima il Ministro, di poter agganciare anche quella ripresa che ormai da tanti anni il nostro Paese non aggancia. È chiaro che per fare questo ci vogliono le competenze, e noi di competenze forse in Italia in questo momento rispetto ad altri paesi, guardo soprattutto al nord Europa, siamo un paese che forse nelle competenze ha investito meno, no? Parlo di ricercatori, parlo dei nostri talenti, tanti dei nostri talenti sono andati all'estero e si sono fermati a lavorare all'estero. Ecco, dobbiamo anche ritrovare la capacità, insieme soprattutto alle università, di trovare la capacità di far sì di trovare queste nuove competenze, questi nuovi talenti, perché per traghettare le nostre imprese in questa grande trasformazione abbiamo bisogno anche dei nostri giovani, giovani preparati, giovani ben scolarizzati, ben formati, e su questo io credo che è il vero problema di questo paese. Dobbiamo investire di più in quello che sono i nostri ragazzi, investire più in formazione, investire più nella ricerca. Il nostro paese è ancora un paese che investe poco in ricerca rispetto alla media europea e qui dobbiamo fare uno sforzo comune. Noi, evidentemente, la scuola, inteso a 360 gradi, ma soprattutto anche noi imprese, perché questo sarà uno dei punti più critici che ci vedrà nei prossimi anni. La ringrazio. Non so se vuole aggiungere ancora qualcuno di voi, qualcuno dei panelist, qualcosa su questo tema, sugli altri ingredienti che mancano oltre ai fondi, altrimenti credo che, visto che i tempi si sono già abbastanza dilatati, forse lascerei la parola al professor Vergalli per tirare un po' le fila e concludere questo nostro dibattito ampio, ricco di spunti e spero non troppo dispersivo su un tema che è veramente immenso. Professor Vergalli. Grazie, sì, grazie tante. Prima di tutto io voglio ringraziare tutti per il tempo che è stato dedicato da ciascuno di voi in questo panel, in questo momento qua, nel senso che io so che ciascuno di voi il livello del tavolo è veramente altissimo. E so che il tempo è importante, il fatto stesso che voi siete seduti qua a dedicare del tempo ascoltando gli altri, anche con delle difficoltà queste tecniche, lo dico anche per il professor Van der Ploeg, professor Pindijk, è il punto di, cioè io credo molto in questa cosa, nel senso vi ho chiesto anche di venire a questo tavolo perché credo molto nel dibattito in questo frangente, perché è il punto di partenza, e mi rilascio alla chiusura, che forse è la chiusura perfetta su questo tema che ha fatto Pasini adesso. Devo dire che anche nell'organizzare questo tavolo ho imparato tanto perché abbiamo fatto tutti degli incontri vis-à-vis. E il tema della cultura, il tema che si incastra su alcune cose che sono state anche dibattute qua. Adesso prendo i pezzi che sono stati distribuiti nella discussione adesso. Anche se non c'è, come si dice, uniformità tematica, nel senso che una cosa chiara mi sembra che la carbon tax è invocata in qualche modo, anche se poi dopo c'è anche diciamo il tema dei permessi, però deve essere gestita in modo corretto, quindi corretto vuol dire che deve essere gestita per esempio con la border tax, cioè una tassa alla frontiera, perché cioè, il problema, come diceva Pindijk, è un problema globale, l'ha detto anche ieri il professor Pindijk, il problema è globale, bisogna cercare di avere un'omogeneità da questo punto di vista. L'altro, però appunto ho visto anche che, e questo secondo me è anche positivo, il fatto che non si sia
accordanza su quello che, un accordo su quello che sono per esempio il nucleare, c'è chi è favorevole, c'è chi non lo è, è interessante, sarebbe interessante proseguire discutendo. Però il punto di chiusura è quello culturale, la ricerca scientifica. Non a caso siamo qua. Cioè il fatto anche che sia un tavolo di tipo trasversale, secondo me, è importante. Perché? Perché è proprio nel dialogo fra le parti, fra l'accademia, l'industria e le istituzioni, forse si può riuscire in questo momento, che è anche stato spinto parecchio dalla pandemia e da anche scelte politiche europee, forse si riesce ad avere questo effetto domino, un po' a cui faceva riferimento Rip Van Den Plug, anche di emulazione, di spinta, che è una spinta di tipo culturale, come diceva Pasini. Ecco, e in tutto questo magari poi si riesce a identificare la tassa ottimale, o comunque la tassa, diciamo, l'utilizzo stesso della tassa, e anche poter utilizzare il gettito, come veniva stato in qualche modo detto, per poi stimolare quelli che sono gli investimenti lato energia, lato acqua, perché queste poi sono la spinta su cui poi andiamo a discutere adesso. Quindi niente, adesso non voglio rubare altro tempo, però mi sembra che poi la chiusura è questa, nel senso che emerge da questo tavolo. Spero sia l'inizio di qualche, diciamo, di elementi più di, cioè che sia l'inizio di scambi di questo genere, è un po' quello su cui puntavo e punto anche per il futuro, mi sembra che emerga, ripeto, proprio dal tempo che ciascuno di voi ha dedicato in questo momento, che è preziosissimo, quindi intanto vi ringrazio su questo. Niente. Grazie a tutti. Saluti, arrivederci a tutti. Thank you. Grazie. Bye bye, thank you Bob, thank you everybody. Grazie a tutti, buona serata.